Ciao a tutti, come capire se ti porti dentro delle emozioni compresse? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come puoi capire se ti porti dentro delle emozioni compresse? Intanto, le emozioni compresse cosa sono? Le emozioni compresse sono emozioni che tu hai vissuto a suo tempo e che ancora oggi condizionano la tua vita, è il passato che si riverbera nel tempo presente, quindi il passato che emerge nel tempo presente. Ora, questo passato può essere fatto da tante cose. Il passato può essere fatto da normalmente le emozioni che ti bloccano, ad esempio la paura di essere abbandonato, l'abbandonite. Se tu hai vissuto un'abbandonite, non sei riuscito a espletarla, è ancora lì dentro di te che alberga e ti danneggia, tra virgolette, devi imparare a superarla. Ma l'unico modo per superarla è quello di fare un atto di coraggio. E quindi, comunque, per capire che emozioni compresse hai, devi guardare la tua vita. La tua vita di oggi, il tempo presente, riflette le emozioni dell'ieri, perché queste emozioni, come degli zombie, tendono a uscire fuori dalle tombe nel tempo presente. Quindi magari non escono fuori tutte assieme, però oggi ne vivrai qualcuna, magari domani ne potrai vivere qualcun'altra, però tu, nel momento in cui la vivi, tanto è quella che ti interessa eliminare, la puoi eliminare, diciamo, utilizzando dei sistemi che possono essere dei sistemi, diciamo, dei meccanismi di diversa natura, ad esempio, dei meccanismi che sono meccanismi, ad esempio, legati all'agire. Cioè, faccio un esempio, se tu vivi l'abbandono affettivo, temi l'abbandono affettivo, lo scopri perché nella tua vita di oggi spesso vorresti persone sempre disponibili nei tuoi confronti e poi invece tu ti innamori di quelli che dopo un po' ti abbandonano. Allora, quindi una volta che hai capito che l'abbandono affettivo, come devi agire, cosa devi fare per eliminarlo? Devi fare un atto di coraggio, devi mettere l'antidoto, cioè devi dare tu deliberatamente, volontariamente, alla tua parte emotiva, l'emozione dell'abbandono, abbandonando prima di essere abbandonato. Lo stesso discorso vale se ti nutri di disistima, ti nutri di rifiuto, di senso di colpa. Ecco, devi somministrare quello che normalmente ricevi alle persone che te le somministreranno. Ecco, quindi facendo questo, crei un atto di coraggio, crei una discontinuità, dai forza alla parte emotiva. E dando forza alla parte emotiva riesci subito ad ottenere dei risultati positivi, che sono quelli di creare un'alleanza tra te e la tua parte emotiva, per cui la tua sfera emotiva non avrà più bisogno di farti vivere delle cose che già tu gli somministri. Quest'atto di coraggio trasformerà completamente la tua vita e ti libererà per sempre, scioglierà queste emozioni compresse che diventeranno energia pronta per essere utilizzata per raggiungere i tuoi obiettivi. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!